E salve a tutti ragazzi e bentornati nella rubrica dei consigli di Aris. Bene ragazzi, siamo tornati nella rubrica dei consigli di Aris e oggi vi voglio andare a parlare di un fumetto particolare che mi è piaciuto parecchio e che è uscito nel periodo del Lucca Comics, più precisamente appunto nei giorni di Lucca, della fiera. E sto parlando di Trampolino contro tutti, scritto e disegnato da Edoardo Testi, in arte Fumeddi. Ero molto curioso di leggerlo, ragazzi, perché l'autore lo conosco perché lo seguo su Instagram, dove posta quotidianamente le sue vignette comiche e demenziali che mi fanno morire dal ridere. E questo suo primo fumetto, ero partito, diciamo, ma sì, sarà il suo primo fumetto, ho detto, sarà nella norma, cioè, invece no, ragazzi, ha sorpreso un sacco le mie aspettative, perché mi è piaciuto davvero un casino. E oggi, appunto, mi è piaciuto talmente tanto che ve ne voglio andare a parlare. Ma di preciso, Trampolino contro tutti, di che cosa parla? Trampolino è un uomo, anzi, un topo di Stato, che racchiude in sé tutto ciò che è universalmente sbagliato nel fare politica. Ex xenofobo, razzista, corrotto, misogino, pieno di vizi e povero di virtù. Tutto questo è Trampolino, il politico peggiore che la storia abbia mai conosciuto. Trampolino non è altro che la rappresentazione del peggio dei politici italiani ed esteri. Diciamo il riassunto dell'orrore che ci circonda. Il male concentrato in un'unica terrificante figura. Trampolino però a un certo punto inizierà a dare ascolto alla voce della sua coscienza, diciamo l'unica capace di destare vergogna o pentimento nel suo cuore, o quel che ne è rimasto. Quest'ultimo elemento è stato il mio preferito durante la lettura, perché la coscienza di Trampolino è come se avesse vita propria, infatti è rappresentata esattamente come Trampolino, ma totalmente bianca. Infatti sono bellissimi dibattiti comici, demenziali e talvolta anche al limite dell'assurdo che ci sono tra Trampolino e la sua coscienza. E quest'ultima, diciamo che lo farà ragionare parecchio. Inoltre mi è piaciuto che Edoardo abbia inserito un sacco di citazioni e frecciatine anche al mondo del web in generale, di cui fa parte anche lui, perché come vi ho detto ha una pagina Instagram dedicata ai suoi fumetti, a quelli che è posta quotidianamente delle vignette comiche. Quindi mi è piaciuto, ragazzi, vi assicuro che dovete leggerlo per capire, ma ci sono delle citazioni e delle frecciatine che sono davvero fantastiche, che mi hanno fatto morire dal ridere quando le ho lette. Anche perché alcune ci fanno ragionare parecchio sulla società in cui viviamo, ed è una cosa che è importante, nel senso, se con un fumetto che come Trampolino, che è per la maggioranza comico, ma ti riesce comunque a far ragionare, a far riflettere su determinate cose, allora vuol dire che secondo me è davvero colpito nel segno. Ho apprezzato un sacco anche il fatto di essere praticamente dentro la mente di Trampolino, perché secondo me questo è anche un altro dei punti forti di questo fumetto, perché è come se noi fossimo nella mente di tutti questi politici corrotti che ci sono in Italia e all'estero, perché Trampolino è, diciamo, l'unione del peggio, ma non delle persone in sé come politici, ma proprio dei loro atteggiamenti, delle loro idee. Trampolino unisce tutte queste idee, creando così, diciamo, un mostro terrificante, con cui dopo si andrà a scontrare con la sua coscienza. I disegni di Edoardo a me piacciono un casino, e ovviamente per questo albo si è ispirato ovviamente a Topolino, perché non penso neanche lo voglia tenere nascosto, Trampolino, cioè proprio è ovvio che si è ispirato poi anche nei disegni all'interno, però ha mantenuto comunque il suo stile che tiene di solito nelle vignette, quindi mi è piaciuto un sacco questa cosa qua. I disegni anche a colori e tutto hanno reso perfettamente il tipo di fumetto che voleva realizzare. Questa che ho in mano, ragazzi, è la versione variant limitata del volume, che tanto alla fine costava uguale, l'ho acquistato a Lucca, costava sempre 16 euro, quindi rispetto alla versione standard, quindi ho detto beh, prendiamola, perché anche mi piaceva di più come copertina. Ragazzi, secondo me 16 euro il prezzo ci sta tutto, per più di 130 pagine a colori, ragazzi, davvero fidatevi che per l'albo che è fantastico. Comunque mi è piaciuto davvero un casino.
casino. Questo mio video messo nella rubrica dei consigli di Aris e diciamo vorrei che fosse una sorta di trampolino di lancio per promuovere anche ancora di più l'albo, mi è piaciuto un sacco, e se volete una storia che vi sappia davvero divertire un casino ma allo stesso tempo riflettere, questo è l'albo perfetto, ragazzi, davvero. Supportiamo gli autori italiani, davvero, trampolino contro tutti, fantastico. Bene ragazzi, anche questo mio video può terminare qui. Io spero che vi sia piaciuto, nel caso fosse così vi chiedo di lasciare un bel like per sostenermi e di passare dalla mia pagina Facebook, dove posto sempre anteprime dei video che farò e altre cose interessanti. Questo video, ragazzi, mi raccomando, stavolta condividetelo ovunque, spazio, terra, cielo, mare, ovunque, davvero, così faremo conoscere trampolino a più persone. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo a un prossimo video.